Hilary Forbes ritiene che il duca di Sussex sia a rischio di diventare un reale irrilevante man mano che aumenta l'interesse del pubblico per la prossima generazione, incluso il principe George. Il principe Harry è stato avvertito che sta finendo il tempo per riparare la frattura con la sua famiglia separata, poiché è emerso che lui e la moglie Meghan Markle non hanno ancora confermato se parteciperanno all'incoronazione di Re Carlo III il 6 maggio. Il commentatore Hilary Forbes ha detto che il vero nemico di Harry era il tempo, poiché ha avvertito che ci sono poche prospettive che la situazione si risolva il mese prossimo. Ha anche sottolineato il piano di Harry di tornare nel Regno Unito a giugno per testimoniare in un secondo caso sulla privacy che lui e altri hanno portato separatamente da quello in corso che coinvolge l'editore del Daily Mail Associated Newspapers. La sontuosa occasione, che si terrà presso l'abbazia di Westminster 8 mesi dopo la morte della regina Elisabetta II, è senza dubbio la più significativa del regno del re fino ad ora. Tuttavia, Express comprende che i Sussex devono ancora rispondere, nonostante il loro portavoce abbia confermato il mese scorso che era stato ricevuto un invito. La signora Forbes, una consulente per lo sviluppo aziendale britannica con sede a Washington che ha un vivo interesse per la famiglia reale, ha suggerito che la coppia stesse giocando un gioco rischioso date le circostanze, aggiungendo, il più grande nemico di Harry non sono i reali, è il momento. Il tempo per lui sta per scadere. Ci sono due elementi definitivi che ci consentono di prevedere come si comporterà Harry dopo l'incoronazione e nessuno dei due ci porta a credere che le cose si calmeranno.